Oggi ragazzi daremo un'occhiata ad uno degli argomenti che mi danno più gioia nella vita, ovvero i bambini. Stupidi. Un bambino che fa i compiti per casa? Allora, penso che qualcosa sia andato storto, in tutti i sensi. Sapete qual è la cosa che mi stupisce? Che non è la prima volta che vedo un bambino fare questa cosa. Io non capisco per quale motivo utilizzare un righello sia così difficile. Cosa c'è di difficile, Dio santo? Che poi prendi e glielo spieghi e continuano a utilizzarlo male. Ho dovuto usare la sua lingua? No. No. You have yours. Il modo nel quale l'ha ascoltata. Regà, non fate mai sentire delle canzoni di Young Signorino a questo ragazzino. Chissà che cosa capisce da lì. Avrò tipo risvegliato i flashback del Vietnam a certa gente che sta su YouTube da un po' di tempo. Però lasciamo stare, va. Un gatto. Un gatto morto. We don't do that. Put it down, please. We don't do that. But he's happy for me. He's happy for me. Look, he's happy. Non penso. Non ho mai visto un gatto più felice di questo. Oserei dire che questa qui è la raffigurazione sotto forma di gatto della felicità. Che dite, non lo pensate anche voi? Il gatto che guarda la videocamera come se fosse in The Office. I need another noise tablet. Ah. Nein, bitte nicht. Poi manco per dire un graffietto la... Vabbè, però pure tu, l'hai buttato per terra, a sto punto capisco, ma evitiamo di esagerare. Più che altro vorrei sapere che cosa voleva dimostrare facendo la cosa che stava facendo. Che poi con un tablet, ma che cavolo fai? Ma perché ti metti a fare tipo flipping coi tablet? Questo era pressoché assicurato che accadesse, mamma mia. Vede, questa certe volte è la genialità dei bambini che dicono sì, questa è un'ottima idea. No, non è un'ottima idea per nulla. Let's see, bro. This is what you'd be watching on TikTok? Ok, let's see. She's smoking, that's bad. She has a baby. What the fuck is that? Ma poi, raga, il modo nel quale si è subito ripreso il tablet, tipo, ha capito che c'era qualcosa che non andasse bene. Oddio, raga, io non c'ho parole. Voi pensate che i bambini si guardano sta roba? Potevano scegliere qualsiasi immagine, eppure hanno scelto la violenza. Allora, io ho paura di commentare la cosa che sto vedendo. Per questo, a sta botta evito. Mi sembra molto pericolosa. Ho paura che questo video verrà buttato giù. Odio i bambini, fra. Ok. Ma che è? No, raga, vi giuro. La mia impulsività non potrebbe mai sopravvivere a questa cosa. O più che altro la ragazzina potrebbe non sopravvivere alla mia impulsività, ve lo dico. Con quale convinzione? Cioè, questo è stato proprio un salto della fede. Ci si è buttato del tutto. Non importa che cosa sarebbe accaduto, lui stava lì e ha detto: sì, lo faccio assolutamente. Il fra stava per rischiarla tutta, esattamente. Stavo suonando Chopin a New York. E questo è il giorno nel quale la mia pazienza è stata testata. Si sta preparando. Guardate il modo nel quale guarda la videocamera. Non mi sembra molto impressionata da questa cosa. Ah, sì! Facciamogli vedere come si fa! Guardate questo principiante che sta provando a suonare cose. Ma i genitori in questo caso dove stanno, regà? Io ve lo giuro, se fossi stato io il genitore, prendevo le ragazzine e facevo... Un bambino asiatico. Tita! No, però poverino. Si è messo a correre con un dente di leone, ma gli si è smontato per strada, dai. Devo ammettere, questo video è stato estremamente carino, se devo essere sincero. Per quanto questo bambino sia stupido, devo ammettere nella top 10 di cose più carine che abbia visto. What the heck? No, I'm not taking a picture. What have you done? La faccia. Ha capito qualcosa, mi sa. È bellissimo come si è messo subito. Sì. Mi stai facendo
facendo la foto, mamma, quindi sono stato bravo. Ma a parte il fatto che i genitori che prendono e fanno il video al ragazzino, perché glielo stai facendo? Per avere i punti su internet, sì, così io ci posso fare un video sopra. Ok, forse fanno bene. Però allo stesso tempo diciamo che non è la cosa più giusta da un punto di vista di, sapete, essere genitore da fare. Il fatto è che questo bambino voleva semplicemente costruire qualcosa e non glielo stanno permettendo di fare. Lo capisco benissimo. Aiutatelo. E che cavolo, deve fare sempre tutto quanto da solo? Questo è un futuro Phineas oppure un futuro Ferb, uno dei due, non lo so. Ma lo stanno bloccando facendogli video. La differenza tra il primo e il secondo figlio. Io sono il secondo. Raga, mentirei se vi dicessi che non l'ho mai provato. Dai, l'abbiamo fatto tutti. L'abbiamo fatto tutti questa cosa. Vero che l'abbiamo fatto tutti? Per favore, ditemi che l'abbiamo fatto tutti. Vabbè, io l'ho fatto con la felpa, una cosa del genere. Ricordo, era finita molto male, ho sbattuto la testa. Però sono esperienze che tocca imparare nella vita, non pensate? Queste sono esattamente le mie ultime cellule cerebrali che tipo stanno cercando di combattere per sopravvivere. Però come potete vedere non sta andando molto bene. Metodo infallibile per dare le medicine ai bambini. Tu vita sempre ha sido una mentira. No, mi dispiace. È arrivato, ha fatto un delizioso pancake. Sono sicuro che non ci sia nessuna trappola lì dentro. Un bambino con dello zucchero filato. Allora, questa mamma sinceramente è perfida. Ma perché gliel'hai fatto? Yeah, wash some more. Ma non, questa cosa non la dovrebbe fare. Vi posso dire una cosa, questo è un metodo perfetto per far sì che vostro figlio non si fidi più di voi. Cioè arrivate e gli fate, ah sì sì, lavolo, lavolo, e boom, e fate questa cosa. Secondo voi se la madre avesse continuato a dirgli di lavarlo l'avrebbe finita tutta così? Non lo so, è una mia domanda. Magari eventualmente ci sarebbe arrivato, no? Allora, in questo video la madre ha detto alle figlie che non gli piacerà il caffè, ma nonostante tutto hanno insistito a provarlo. Vediamo. Figlia numero uno. You're not gonna like it. That's why I told you no. Vi posso dire, da questo abbiamo capito quale delle due è una drama queen. Tipo la prima che ha preso ha detto, no, ok, non è buono. L'altra invece, sto morendo. Però dai, ci sta. Vedete, così impareranno ad ascoltare la madre. Più che altro, regà, adesso la madre si è sbloccata un'arma infallibile. Ovvero che ogni volta che berrà magari Coca-Cola o roba del genere dirà, no, no, è caffè. E i bambini non la berranno perché diranno, ah, che schifo il caffè. E invece era Coca-Cola. L'hanno fatto con me, questo trucco. E io lo sto tramandando a voi. Quando avevo 8 anni ho pensato che sarebbe stato divertente fare un prank ai miei genitori. E per questo motivo ho stampato una foto di mio zio e me la sono attaccata sulla faccia. Dopodiché sono andata nella stanza dei miei genitori alle 3 di mattina e ho iniziato a urlare. Voi pensate, i genitori che si sono visti sta cosa? Io vi giuro avrei voluto esserci, mamma mia. Certe volte da bambini mi vengono le peggiori cavolate, mamma mia. Certe idee così stupide. Alright Adeline, so they say that if you give a toddler an egg, they know what to do with it. Yep. Lanny, here you go. Here you go, buddy. No. There's your egg. Oh, oh my goodness. You're so silly. Ma che cosa stavi... What? Che cosa ha pensato? Ha tirato quel uovo come se stesse cercando di catturare il fratellino, come se fosse un Pokémon, ma che cavolo. Pikachu, scelgo te. Ma poi la sua faccia che ha fatto... Oh no, ma com'è successo? Non lo so, chissà com'è potuto succedere. Non ne ho idea, davvero. Vedete, questa è la magia tra fratello e sorella. L'amore, l'amore tra i due non si riesce a sostituire con nient'altro al mondo. Non correre nel labirinto degli specchi, fratellino. No running in the mirror maze will grow. I don't know. Oh. Oh, addio. Non è più un fratellino, mi dispiace. Vedete ragazzi, questa mossa qua a me piace chiamarla Fetus Delitus. È una mossa speciale, non so se avete presente. Comunque vorrei rassicurare YouTube, il bambino è vivo, tranquillo. Regà, ormai c'ho i flashback del Vietnam appena un bambino si fa male in video. Tranquilli, è tutto a posto, sto dando il giusto contesto, va bene. Ouch, si è distrutto da solo. Oddio, un bambino con... Allora, i bambini con le macchinette radiotelecomandate non finiscono mai bene, ve lo dico.
Ma che cavolo fai? Ma che cosa ti aspettavi dalla vita? Secondo me, io ve lo dico, era tutto quanto premeditato. Cioè, ha proprio visto da lontano e ha detto: sì, penso che questa sia l'angolatura perfetta per farmelo finire in faccia. Questo bambino è un genio. Forse non è così stupido dopo tutto. Oddio, quando faccio mu. Il modo nel quale gli è cambiata la faccia. Il fra ha fatto l'urlo di Five Nights at Freddy's. Oddio, regà, sembra veramente. Per chi non sapesse, l'urlo sarebbe questo qui, va bene. Sembra letteralmente la stessa cosa.